Ciao a tutti, ringrazio l'organizzazione che ha fatto questa assemblea dei giovani provinciale, dei giovani padani di Cuneo. Voglio portare un mio saluto come coordinatore provinciale della provincia di Asti e come capogruppo, anche io sono più giovane, capogruppo della Lega Nord in provincia di Asti, ho 27 anni, quindi è stata una bella esperienza. È da 15 anni che lavoro nella Lega, quindi la Lega dà spazio ai giovani, sono partito giovanissimo e quando sentiamo che Bossi dice che bisogna credere nei giovani, questo è un esempio come tanti esempi che ci sono qua come voi. Quindi è un impegno veramente grande. Poi noi come provincia di Asti, una fortuna che abbiamo è che siamo comunque vicini alla provincia di Cuneo e si instaura dei rapporti con i ragazzi di Cuneo, soprattutto nella zona sud astigiana. Noi lavoriamo molto bene con la sezione di Corte Emilia, con i ragazzi di Corte Emilia, di Prunetto, di quelle zone lì, che ci danno una mano per realizzare anche certe feste a livello provinciale sulla provincia di Asti. Questo vuol dire che i giovani non hanno un confine di provincia, ma i giovani sono da tutte le parti, si collabora tutti insieme per arrivare a un fine che è quello di portare, di far crescere il movimento della Lega Nord. È quello che è importante. I giovani dobbiamo veramente lavorare e impegnarci sul territorio per portare il risultato al grande movimento che ha creato Umberto Bossi. Io mi ricordo la prima cena che abbiamo fatto, che c'eravamo io, Cavallotto, ma vi parlo di circa 10-15 anni fa, quando già in Lombardia c'era il gruppo dei giovani padani, quella sera lì era venuto giù Grimoldi e Stefano Igor De Biasi, che erano già attivi in Lombardia, hanno già creato diversi gruppi, e da lì è nato, insieme a Cavallotto, insieme a me, giovanissimi anche, il gruppo dei giovani padani della regione Piemonte. Mi ricordo, mi dispiace che non ci sia Cavallotto, ma spero che arrivi. Mi ricordo che allora Cavallotto era titubante e eravamo proprio all'inizio. E adesso vedere il gruppo giovani padani di Cuneo, di Asti, di Vercelli, di Biella e vedere che si riescono a fare tante veramente belle iniziative da soddisfazione, perché mi ricordo allora c'era Isaia che era coordinatore dei giovani padani di Cuneo, adesso vederlo segretario, vedere amministratore vuol dire che siamo cresciuti e quindi vuol dire che la Lega dà spazio ai giovani, la Lega noi sta creando la classe futura politica del nostro territorio e questo è importante. Io vedo tanti giovani, anche giovanissimi, vedo qua, cioè credete nel movimento, abbiate fiducia perché la Lega vi dà spazio, è quello il bello di essere della Lega, di portare avanti l'idea di federalismo, di libertà, di diversità rispetto agli altri, altri partiti politici. I giovani degli altri partiti politici non ci sono, i giovani ce l'abbiamo noi della Lega, gli altri non ce li hanno, e questo è la differenza che fa la Lega, che la Lega pensa al futuro, perché un politico come Bossi pensa al futuro, gli altri pensano solamente al tempo che corre, invece no, Bossi crede nei giovani perché dobbiamo dare una nuova classe politica onesta, pulita, fatte di persone con la faccia pulita, perché troppi anni di malgestione di democristiani ha rovinato il paese. Noi siamo una nuova classe politica, persone serie che pensa solamente al nostro interesse, della difesa della famiglia, delle radici cristiane, all'immigrazione. Bossi 10 anni fa ha parlato di immigrazione, ci siamo dato dei razzisti, ci hanno dato di tutto, ma noi siamo andati avanti, abbiamo lottato fino a ottenere quello che stiamo ottenendo tuttora. E per quello che voglio dire, giovani, dovete coinvolgere altri giovani perché noi siamo il futuro di questo territorio. Saremo i futuri amministratori, saremo i futuri sindaci, saremo i futuri parlamentari. Perché nella Lega il giovane è importante, è l'acqua pulita, l'aria nuova e l'aria che funziona. Questo lo dico e bisogna collaborare tra le province. Io lo ripeto, con Isaia Pallinito, quando era coordinatore dei giovani padani, abbiamo fatto iniziative provincia di Asti, provincia di Cuneo, per crescere tutti assieme, solo con l'obiettivo del movimento, portare avanti le idee di Umberto Bossi. Questo è importante, per quello bisogna credere in questo grande movimento che Umberto Bossi ha portato avanti. Io vi ringrazio e vi dico veramente, giovani, andiamo avanti, perché alle regionali la Lega farà un risultatone, vi garantisco che dobbiamo battere quell'abbresso che ha veramente rovinato la nostra regione e per noi giovani veramente ha fatto un fico secco. Quindi veramente, ragazzi, forza, io vi ringrazio e ringrazio
il coordinatore dei giovani, che è veramente un ragazzo in gamba, state di vicino, aiutatelo perché ne ha veramente bisogno, perché la provincia è grande, non è come la provincia di Asti, ma la provincia di Cuneo è una provincia grande, quindi veramente, quindi datevi da fare e state di vicino. Io vi ringrazio e grazie a tutti, buon lavoro.